Ecco qua la stellaria media, centocchio in italiano, oppure anche tantissimi altri nomi, della famiglia delle Caryophyllaceae, una pianta che vi ho fatto assaggiare in diversi modi negli ultimi incontri, perché ve l'ho fatta assaggiare sia in insalata che sotto forma di pesto. Allora, è della famiglia delle Caryophyllaceae, la stessa famiglia delle Silene. È una pianta che ha un sapore estremamente dolce, sa di pisello. Per riconoscerla dovete notare due cose, soprattutto prima della fioritura, ovviamente, perché poi quando fiorisce il fiore è bianco, ha questo colore bianco, la riconoscete facilmente, però non è più buona da mangiare. Dovete notare il fusto, che ha sezione rotonda, vedete, l'ho spezzato proprio su sezione rotonda, e le foglie hanno questa forma a cuore e sono picciolate, cioè dotate di questa parte qua, di questo gambo. Vedete come si dispongono in maniera opposta sul fusto e sono picciolate, perché esiste anche una pianta che è debolmente tossica, di un'altra famiglia però delle Primulacee, che è la Lysimachia arvensis, che prima veniva chiamata, il basionimo era Anagallis arvensis, e quella ha una leggera tossicità, però quella si riconosce, vi metterò anche delle foto, perché ha il fusto quadrangolare e le foglie non sono picciolate bensì sessili, e poi la parte posteriore delle foglie ha delle piccole macchie brune. Non preoccupatevi, la Lysimachia non è tossica, cioè non è assolutamente velenosa, è tossica però è a grandissime quantità, e in verità purtroppo sta diventando sempre più rara, quindi è una pianta anzi da proteggere. In più comunque le sostanze che contiene sono sfruttate per degli scopi fitoterapici, quindi la tossicità è veramente bassissima. Ecco qua, quindi torniamo sulla nostra stellaria media. È una pianta che è facile da riconoscere, facile da trovare e molto buona. Io ve la consiglio assolutamente cruda, quindi o nel pesto o nelle insalate. Provatela e fatemi sapere.